Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, ragazzi, ma aspettavate solo me? Buonasera a te, elettrica stasera. Alice, tranquilla, manca solo lui, come al solito. Tanto non verrà, per cui... Dai, tranquilli ragazzi, siamo qui noi, vedrete che qualcosa di buono ne tiriamo fuori. Per l'appunto, ma Riccardo... Sì, ok, dai, sbrigati però, siamo tutti qua. Sta arrivando, ha perso tempo, non so per cosa. Allora ragazzi, bisogna che ci diamo una mossa. Intanto comincio a mettervi un po' di pressione psicologica. Ecco, brava, così non ci dimentichiamo il motivo per cui siamo qui. Su, Serena, tu avevi scritto qualcosa? No, un momento. Nessuno mi aveva detto che io dovessi scrivere qualcosa. Io sono qui per recitare. Sì, ha parlato la Magnani. Oh, non cominciamo tutte e due. Ragazzi, fammi accendere, va. Ah, l'amour, jamais mélanger le travail avec le sentiment. La trittigliante. Ma vedi di andartene a fanculo. Insieme a due. Vuoi scomodarne qualcun altro? Divino. Peccato che gli uomini siete comunque degli esseri inferiori. E basta, veniamo al dunque. Mancano solo 3 giorni e non abbiamo ancora uno straccio di storia da seguire. Sono tutti... comodi, eh? Ma che cazzo hai portato? Il colpo dell'anno. Per andare a fondo a un'idea, l'oggetto dell'idea, signore e signori, Crossy! Andiamo bene. Oh, ma se non sono rincoglioniti non li pigliamo, eh? Invece a me sembra proprio una buona idea. E poi, hanno pure un buon odore. Ma a proposito di caffè, chi ne prepara uno? Vado io, va, che certe cose vengono bene solo alle donne. Vai, va. E questo sarà il primo di una lunga serie, perché oggi si fa nottata. E dai ragazzi, sono 2 ore che siamo qui e non abbiamo fatto nulla. Io ho preso qualche appunto, visto che gli sceneggiatori... Vabbè, va. Allora... Attenzione. La storia è questa. Si svolge in un piccolo paesino di montagna. Fuori nevica. Ok, il prossimo! Oh, come il prossimo? Ma lasciami finire! Gioia, siamo in Sicilia, è primavera, ci sono 25 gradi! Dove ne troviamo delle montagne nevate qui intorno? Vabbè, che c'entra? È il cinema, la magia della celluloide. Sì, va bene tutto, però non c'abbiamo una lira. Andiamo avanti, Riccardo. Eh? Benvenuto, collega. Riccardo, svegliati! Allora, io avrei pensato a questo, no? C'è uno scienziato che è impegnato per la ricerca di un nuovo propellente per auto e per caso si accorge che può utilizzare il caffè al posto della benzina. Voi immaginatevi la scena, no? Jürgens, scienziato italo-tedesco caduto in rovina, per beffardo caso del destino rovescia una goccia dell'intruglio nella caffettiera e swing! Miracolosamente la caffettiera si mette in moto. Titolo l'oro nero, giocando anche con l'allusione del caffè. Giusto, l'oro. Giusto. Però ci vuole pathos, ci vuole suspense. Oh, ma che state a dì? Sto creando. È una fantomatica compagnia petrolifera? La fesso. Ingaggia 2 killer pronti a uccidere. Ragazzi, è pronto il caffè! Ecco, ottimo, almeno facciamo un break. Devo dedurre che il soggetto di Riccardo non è stato di tuo gradimento. Perché a te piaceva? Ma scusate, parlavate sul serio? Dai, su, prendiamo il caffè. Dai. Ma secondo te com'è? Napoli direbbero una schifezza. Sentite, ma in fondo non è così male. E poi cos'altro c'è da inventare? In fondo è solo caffè. I grandi artisti non copiano, rubano. Sì, vabbè, adesso cosa c'entra inventare? Il caffè può essere tutto. È un pretesto, una scusa per vedersi, per stare svegli la notte. In fondo è quello che stiamo facendo noi stasera, no? Mi sa che hai ragione. Riccardo, forse non è questa grande idea. Ragazzi, però ama scrivere. Ce l'ho! Ama scrivere. Glauco è un giovane scrittore trasteverino.
dopo aver scritto un romanzo di successo, non è più riuscito ad ottenere un seguito che soddisfi gli editori. Da mesi ormai tenta di ultimare il suo eterno incompiuto, con l'unico risultato di bere litri di caffè, nella penombra della sua stanza, in perfetta solitudine e quasi ipnotizzato dal ticchettio dei tasti della sua vecchia macchina da scrivere, racconta di un efferato serial killer che terrorizza la capitale. Quello che non può sapere è di essere lui stesso vittima della sua storia. Scusate, è colpa mia. Mi faceste nascere cuore. Chi è? Oh, ma saranno pure cazzi miei. Comunque ragazzi, piuttosto sviluppiamo questa idea e diamoci una svegliata. Già, perché nella vita avere delle idee implica necessariamente restare svegli e farsi i cazzi propri. Sì, vabbè, l'idea non sarebbe malaccio, a parte il fatto che ne hanno fatte a migliaia. No, scusate, ma poi come si spiega che scrive ciò che sta per accadergli? Oh, ma è possibile che per scrivere una storia bisogna sempre spiegare tutto? Usate un po' di fantasia, non lo so, pensate ai film americani ad esempio. Sì, ma noi siamo italiani. E il cinema italiano ha abituato il pubblico a svelare tutto della storia e non lasciare le cose al caso e all'immaginazione. E poi la morale è d'obbligo. Se posso, questo è un altro punto a sfavore del cinema italiano. Dobbiamo sempre spiegare ogni cosa, sempre a discernere sulle varie ed eventuali, sulle infinite variabili. Giriamole e basta. E chi vuole capire, capisca. Daniele, ma che pensi? Concentrato di caffè. Minimalismo esistenziale. Ecco, a questo punto della serata sono più confuso di quando abbiamo iniziato. Ragazzi, andiamo sul sicuro. Cortometraggio romantico e via. Amore, ti ho tradita, è vero. Ma Simona non è mai stata nulla in confronto a te. E nemmeno Sofia. Quella è stata solo un errore. Dio, che stupido. Giusy, poi. Per quella potrei anche essere perdonato. Tecnicamente, non stavamo insieme. Ti va di prendere un caffè? E ricominciamo. Ti ho perdonato. Ti ho perdonato troppe volte. Per Simona, Giusy, Sofia. Ma per Luigi no, quello no. Va bene ragazzi? Come andava? Vabbè, ma quasi vaneggia però. Ma se era un'interpretazione perfetta? Lo sapevo che non dovevo venire. Mi state facendo perdere solo tempo. E pensare che ho rifiutato una parte nel cast della serie. Morire. Basta ragazzi, io mi rifiuto. Non ce la faccio più a parlare a vuoto. Mi arrendo. Eh no. Che cazzo! E anche stavolta! Ma sono 3 anni che proviamo a partecipare! Ragazzi, ho trovato! Ok, stop, va bene così. Ma cosa credete di essere i migliori? Di essere dei privilegiati, no? Badate bene che in questo mestiere non bastano le qualità. Ci vogliono anche le idee e voi non avete né mezzi e a quanto pare né idee. E francamente, se ho capito bene, non siete nemmeno nel circuito delle persone giuste. Cosa pensate che possa fare io? Produrre questo cortometraggio, ma per venderlo a chi? Questo è un paese che non ha molti fondi e non possiamo sprecare tempo e denari. Beh, da qualche anno a questa parte qualcuno è convinto che l'arte sia qualcosa di accessibile a tutti. Beh, voi pensate che io sia qui per finanziare, per far emergere i nuovi registi, diciamo i giovani cosiddetti emergenti. Sbagliato. Io sono qui per filtrare. Diciamo per far funzionare il sistema. Mi spiace, ma qualcuno doveva pur dirvelo. Questa è la realtà.